Wow, grandi amici del tubo, bentornati qui su Canale Cinesi ragazzi, bentornati in questo nuovo video. Come potete vedere dalla maglia, mi giro, eccola qua, e dal titolo, dalla copertina e tutto, andiamo a parlare della finale degli europei di basket. Mamma mia, che finale che è stata. Prima che possiate già commentare, ma io volevo la carriera, vi sfido, o nel senso, sta in mano a voi. Arriviamo a 500 mi piace entro stasera alle 6 e ho alle 6 o alle 6 e mezza questa sera. Se avete raggiunto il numero di mi piace, esce il Road to 99. Quindi sta a voi. Nel frattempo che lasciate mi piace, ascoltate le mie parole e commentate qui sotto per farmi sapere la vostra. L'avete vista, non l'avete vista, con chi l'avete vista, come, vi è piaciuta, non vi è piaciuta, meritava chi, come, cioè, fatemi sapere delle cose. Veramente questa finale degli europei, ragazzi, racchiude un po' l'edizione totale degli europei, secondo me, perché tante squadre non si sono presentate al completo, alcune sì, alcune no, alcune in parte, alcune totalmente non al completo, tra cui anche la Serbia, che è arrivata comunque in finale, per dire. E questo ha contribuito a rendere fino all'ultima partita l'europeo strano, particolare, imprevedibile, con nazionali che emergono, nazionali che vanno giù invece, con partite assurde. Ieri la finale è stata, ieri lo dico per me, per voi sarà l'altro ieri, è stata una cosa incredibile. Draghi ci ha fatto una partita, oh mio Dio, cioè è stata veramente veramente fenomenale. Vince la Slovenia, come immagino saprete, magari vi metterò qualche statistica, qualche highlight, ma forse anche no, perché non voglio che mi blocchino il video, ecco. Vince la Slovenia, Draghi c'è MVP, MVP dell'europeo, MVP di qualsiasi cosa. Veramente questa maglietta l'ho presa un giorno prima che lo scambiassero da Phoenix, ma va benissimo così, sono un suo tifoso, sono troppo contento per Dragic, veramente sono un suo tifoso dai primi tempi in cui era nato in NBA, in cui lo chiamavano Tragic. Ecco, sono un tifoso di Dragic dai tempi di Tragic, per farvi capire, non so in quanti sapevano questa cosa, ma lo chiamavano Tragic perché inizialmente era un disastro, una tragedia ovviamente dal nome. Ovviamente non c'è solo lui in questa Slovenia, ma una Slovenia imbattuta. Ovviamente per vincere devi vincere quasi tutte le partite, ma finire imbattuti non è cosa da tutte le nazionali. Baciati dal destino, cioè c'è poco da fare. Penso che chiunque abbia visto quella partita, anche se non ci capisce tanto di basket, ha visto che la Slovenia era palesemente baciata dal destino, perché se in finale si fanno male Doncic prima e Dragic negli ultimi 5 minuti e vinci lo stesso in quella maniera lì, con quei canestri, con quelle difese, con quelle stoppate, veramente hai gettato uno il cuore oltre l'ostacolo, ma sei baciato dalla, come dice tranquillo, dai dei del basket, e su questo bisogna dargli ragione. D'altro canto la Serbia si deve fare dei bei frustamenti tornando a casa, perché non è italiano, frustamenti, lo so, perché con la squadra più forte sulla carta e soprattutto con la squadra più forte anche in campo dopo l'uscita di Dragic e Doncic dovevano vincere. Cioè, mi dispiace raga, stiamo qui a prenderci in giro, dovevano vincere. Bogdanovic benissimo, anche se non mi ha convinto al 100%, e gli altri si sono un po' nascosti, cioè gli altri si sono un po' nascosti. Ovvio che gli sloveni li pressavano, erano invasati, però la Serbia doveva vincere. Quindi sicuramente alla vittoria della Slovenia, a cui bisogna dare pieno merito, ha contribuito una Serbia sottotono. Mi aspettavo una partita molto più tesa, nel senso tipo 60-50, invece è finita 90-80. Proprio perché gli sloveni sono arrivati proprio così, all'impazzata. Pensavo fossero un po' più tesi, visto che per molti di loro era la prima partita, ovviamente prima finale per tutti, ma prima partita diciamo importante, tranne per Dragic e per Doncic, Prepelic, così, Vidmar, ma gli altri, insomma, non avevamo vissuto grandi palcoscenici come la finale di un europeo, ecco, neanche Dragic e Doncic è per quello, quindi di là invece più di qualcuno aveva già giocato qualche partita importante. E invece in realtà è stato forse un po' il contrario. Bogdanovic si è visto che era pronto per il palcoscenico, gli altri Ripeto, ovviamente fatemi sapere la vostra al riguardo. Avrebbe dovuto vincere Dragic l'MVP del torneo? Direi proprio di sì, perché ho visto le statistiche, ha fatto una partita sotto i 20, ha fatto toppato l'ottavo di finale con la Lettonia, ma comunque ho visto la partita, ha fatto una buona partita anche per distribuire agli altri, non ha segnato ma ha fatto tutto il resto, e gli altri ha fatto i disastri, cioè il secondo quarto della finale di ieri, l'altro ieri per voi, è da inquadrare, appendere su un muro, sognarselo per tutta la notte da parte sua e vederlo tutto il giorno da parte nostra, perché è stato
onnipotenza cestistica, ma nel vero senso della parola, cioè proprio sul, solo sull'isola, 20-22 punti. Sì, ma 22 punti in un quarto in NBA sono tanti. 22 punti in un quarto, in una finale di un europeo, in Europa, sono una cosa incredibile. E comunque 90-80 è una partita in cui non è che non si è difeso, anzi la Slovenia ha difeso alla morte. Veramente una partita che mi ha fatto sudare come se fossi sloveno, praticamente. Mi ha fatto veramente emozionare tantissimo, uno spot per il basket veramente veramente bello. Meritata la vittoria, ripeto, della Slovenia, assolutamente. Mi dispiace un po' per la Serbia, mi dispiace soprattutto per la Spagna, che io avevo dato favorito all'inizio torneo. Per fare una breve parentesi, sicuramente la Slovenia, la Lettonia e la Russia sono quelle che hanno fatto meglio le sorprese, e invece Spagna, Francia, Lituania, forse anche un po' Grecia, anche se mancava Antetokounmpo, sono un po' le delusioni. La Spagna, che per una volta disponeva di entrambi i Gasol, arrivare terzi sinceramente mi pare un po' poco. Almeno la finale era da giocare, poi se si perdeva, ok. Però con la Slovenia hanno fatto anche una brutta figura, quindi insomma anche il quintetto di Pau Gasol, il quintetto ideale, io l'avrei dato a Mark. Però onora la carriera, penso, quindi Pau. Vabbè, non mi piacciono molto queste cose, però capisco che ci può anche stare. Comunque è diventato il primo realizzatore ogni epoca delle competizioni europee, Pau Gasol, superando Tony Parker, se non sbaglio, e poi qualcun altro di cui non mi ricordo, se lo sapete ditemelo. Tornando a parlare della partita, comunque la partita, dicevo, molto intensa, molto equilibrata, molto bella. È un peccato che si siano fatti male, perché sennò, cioè, nel senso, è un peccato che, non si, che si siano fatti male, perché ovviamente vuoi vedere tutti in campo. Però forse è meglio che si siano fatto male, perché è venuto fuori una partita ancora più bella, ancora più avvincente. Perché secondo me se fossero rimasti in campo i due pilastri della nazionale slovena, avrebbero vinto con più agilità, con più facilità, ecco, diciamo così. Magari mi sbaglio, però secondo me questa era l'idea. Draghi ci è arrivato veramente a pezzi, quasi non riusciva a camminare, quell'altro si è scavigliato, quindi è andata così. Ed è incredibile che siano riusciti a stare uniti e a giocare ancora a quel livello per gli ultimi 5 minuti, che poi non è che si è fatto male, ha saltato il primo quarto e poi ha giocato, no, ha saltato gli ultimi 5 minuti Draghi, c'è uno che ti ha fatto 35 punti in 35 minuti, meno, perché avrà giocato 30-28 e poi non ti gioca gli ultimi 5, quindi veramente una cosa incredibile. E lì l'acquisto di Anthony Randolph è servito, perché ha piazzato una stoppata, un paio di rimbalzi, canestro e fallo che hanno più o meno indirizzato la partita. Apriamo una parentesi, perché l'unica pecca che mi viene a fare la Slovenia, infatti, è questo acquisto una settimana prima dell'europeo di Anthony Randolph, che queste cose che si naturalizzano i giocatori, perché mi serve un 4, troviamogli un antenato sloveno e lo tesseriamo. Dio, non è che mi piacciono molto. Poi soprattutto anche per, proprio per cultura cestistica slovena, serba, di quelli lì che sono noi, facciamo le cose come diciamo noi, siamo i più bravi e qua e là, no? Che poi, per l'amor di Dio, è anche vero, perché Jugoslavia spiegava basket a tutta l'Europa. E lo fanno anche adesso i popoli slavi, quindi insomma niente da dire al riguardo, un po' controtendenza. Poi per l'amor di Dio hanno vinto, quindi bravi loro, domani lo deslovenano e torna americano. No, non penso, penso gli faranno la cittadinanza ad honorem, visto gli ultimi 3 minuti della finale. Insomma, primo europeo per la Slovenia, veramente un'emozione, cioè figo, bellissima partita. Poi tra l'altro io sono abito a 10 km neanche dal confine, quindi tanti amici sloveni che fanno festazza ormai da giorni. Insomma, fatemi sapere magari nei commenti quali sono le vostre top flop, quali sono il miglior giocatore, miglior azione, se ce l'avete, dell'europeo. È stato un europeo strano, ma proprio perché è stato strano è stato bello. Ad essere sincero, non avrei messo Doncic nel quintetto ideale dell'europeo, avrei messo uno per ogni semifinalista, come hanno fatto infatti Pau, io avrei messo Mark, Dragic, Sved, Bogdanovic, e avrei messo piuttosto Porzingis, sinceramente, a 20 anni fare 20 erotti di media. Ho capito che è uscito ai quarti, però una nomination gliel'avrei fatta. Avrei messo anche Bellinelli, ma ovviamente Bogdanovic è arrivato in finale a un pelo della vittoria, quindi è giusto che ci vada lui. Ecco, l'unica cosa, non avrei messo Doncic nel quintetto ideale, però insomma 18 anni, cioè non mi metto neanche a parlare di Doncic in questo video, perché a parte che ne ho già fatto uno a riguardo, che se mi ricordo ve lo lascio in descrizione, potete andare a vederlo, ma cioè ci sarebbe da aprire dei libri veramente. Sono veramente solo contento per Dragic, perché finalmente riconosce quella carriera coi contro che ha fatto Dragic,
dall'Europa, da Lubiana, dall'Euro, dall'Europei all'NBA, in cui ha fatto 20 punti di media quest'anno, veramente fortissimo. Adesso penso che la sua carriera sia un po' in down dopo aver fatto questa cosa qui, nel senso che ha detto, boh, dopo questa, grazie, però non si sa mai, ancora un 3-4 anni di basket ad alto livello ce l'ha sicuramente. Non vedo l'ora di vederlo, poi tra l'altro capite, Play, Mancino, Magrolino, così capite che mica per niente è Migasa ed è uno dei miei idoli. Detto questo, niente ragazzi, io vi saluto, spero che questo video vi sia piaciuto, fatemi sapere la vostra, ve lo ripeto, così sono sicuro che commentate, iscrivetevi al canale, mi raccomando mi piace, così stasera 18-18:30 nuovo episodio e ci vediamo spero dopo o altrimenti domani con un nuovo video. Bella!